Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di ospitare il dottor Maurizio Pace, segretario della FOFI. Salve. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Dottor Pace, dal 20 al 22 ottobre si terrà Farmacista Più, il congresso dei farmacisti italiani. L'edizione di quest'anno sarà dedicata al rilancio della sanità territoriale. Quindi vorrei chiederle qual è il ruolo del farmacista e la funzione della farmacia in questo contesto. Allora, guardi, prima di tutto un ringraziamento all'organizzazione che è guidata e coordinata dal vicepresidente della federazione, nonché il presidente della CANAVO, il senatore Luigi Lambroso Lettieri, per l'impegno che ogni anno riversa nell'organizzazione di Farmacista Più. Quindi un plauso per la qualità del momento di incontro, perché è ormai diventato una kermesse che viene attesa da tutta quanta la categoria, perché vengono trattati dei temi molto interessanti e soprattutto perché viene misurata la temperatura di quello che è la situazione oggi in ambito sanitario, ma soprattutto, come dice lei bene, quello che è il ruolo delle farmacie nei prossimi anni. Le farmacie hanno dimostrato di essere state il paladino e le sentinelle sul territorio di quella che è stata in questi 2 anni una pandemia che ha stravolto un po' quella che è stata la sanità ospedaliera e ha visto proprio nell'ambito della sanità territoriale la farmacia essere in prima linea il ponte e diciamo il faro di certezza per il cittadino. Quindi noi non faremo altro che continuare a investire su quella che è il concetto di prossimità, di territorialità e di capillarità della farmacia e dei farmacisti soprattutto, in tutti gli ambiti in cui loro lavorano chiaramente. Noi dobbiamo anche ringraziare il ruolo che è stato svolto anche dei farmacisti che operano nelle aziende sanitarie, parlo nelle farmacie territoriali delle aziende, nei farmacisti che operano anche nelle farmacie ospedaliere, perché sono state anche loro di grandissimo aiuto, soprattutto nei momenti in cui abbiamo dovuto in sinergia garantire quella che è stata la continuità della dispensazione dei farmaci in DPC e in DD. C'è stato un momento ovviamente di collegamento coordinato da tutta una serie di associazioni, quale la Croce Rossa, la Protezione Civile, e c'è stato un lavoro molto forte. Ora, noi ci auguriamo che questo che è stato un episodio, ci auguriamo ormai concluso, della pandemia, sia un monito per la classe politica che ha compreso chiaramente il significato del ruolo. E credo definitivamente il ruolo svolto dai farmacisti come categoria su tutto il territorio, che hanno sempre svolto in silenzio, senza sbandierarlo a destra e a sinistra, e che hanno lavorato sempre con tanta passione, con tanta pazienza e con tanto amore, perché chi sposa una professione sanitaria sposa il servizio. E questa è la prima regola fondamentale per un operatore sanitario, chiunque esso sia. Coloro i quali non rispettano queste regole di sposare un servizio, è chiaro che non sono degni di essere enucleati, secondo me, operatori sanitari, che siano medici, farmacisti, infermieri o tutti gli altri operatori protagonisti che lavorano in quest'ambito. Quindi, diciamo, noi dobbiamo investire fortemente per quella che è la farmacia, dovremmo insieme tutti quanti cercare di sdoganare come centro polifunzionale di servizio su tutto il territorio nazionale, perché abbiamo dimostrato di esserlo e continueremo a dimostrarlo di essere. I cittadini ci hanno sempre percepiti e ci hanno sempre riconosciuto un plauso fondamentale. Io non dimenticherò mai l'esperienza che ho fatto il 2 di gennaio, grazie all'invito che il presidente Mattarella ha rivolto a tutti gli operatori sanitari di partecipare alla festa della Repubblica, e dove i farmacisti siamo stati in prima linea. È il plauso che ci è stato riconosciuto da tutta l'opinione pubblica, un plauso che io a sua volta rivolgo a tutti i miei colleghi che hanno lavorato in silenzio e con dignità in questi anni. Quindi è alla memoria di tutti i colleghi che hanno speso la loro vita trascurando, mettendo da parte la famiglia. Quindi un plauso veramente di cuore che rivolgo, e su questo percorso dobbiamo continuare a svolgere il nostro ruolo con dignità, con professionalità, con amore e con quello spirito di servizio di cui parlavo sopra.
È vero. Ecco, saranno tanti, molti eventi ai quali parteciperà durante la 3 giorni di Farmacista Più, tra i quali il convegno che si terrà venerdì 21 ottobre alle ore 11, dal titolo Problemi di stabilità e gestione dei medicinali da conservare a temperature controllate. Ecco, di cosa si tratterà? Si tratta della quotidianità, di quello che è il nostro lavoro, ovunque noi operiamo, e attenzionare con molto scrupoloso ruolo che è il nostro, di quello che è la presa in carico di un farmaco quando viene consegnato dal distributore intermedio o dall'industria, in tutte quelle che sono le sue fasi di conservazione. Noi dobbiamo garantire al cittadino quella qualità di servizio e quindi quella qualità di dispensazione del farmaco che nessun'altra rete così ben organizzata come quella delle farmacie può sicuramente replicare. Perché dietro tutto questo lavoro ci sono anni di studio, anni di riqualificazione, di specializzazione, di continue ricerche. E dico non solo anni, nottate, tempo tolto ai propri affetti per dedicarsi anche con grande abnegazione a quello che è il nostro lavoro. Quindi questo è un lavoro di sinergia che continueremo a svolgere insieme con i direttori dei distributori intermedi, con i direttori delle industrie e insieme a tutti quelli che sono i direttori delle farmacie che operano sul territorio, sia di farmacie individuali che di farmacie di gruppi, e insieme anche ai nostri colleghi che operano negli ospedali. Quindi fare un lavoro di sinergia, una conservazione corretta del farmaco, del principio attivo per quello che riguarda le preparazioni magistrali, per esempio, e tutto quello che riguarda la galenica, è una garanzia che a noi, al cittadino, consegniamo un prodotto di qualità che risolve un problema, perché ricordiamoci sempre che il cittadino che entra in farmacia è un cittadino che ha un problema da risolvere e il farmacista deve essere preparato, pronto e organizzato in sinergia con tutti i suoi collaboratori a dare quella risposta corretta, professionale, gar di garanzia, ma soprattutto di qualità e di risoluzione di quel problema definitivamente. Noi dobbiamo spenderci per questo e dobbiamo cercare di essere e continuare a svolgere, a essere quel ruolo di amico colto del cittadino, perché la risoluzione di un problema di una famiglia significa la risoluzione e il raggiungimento di un obiettivo che è la nostra realizzazione da professionisti sanitari e da operatori nell'ambito sociale. Perfetto, grazie mille dottor Pace, ricordo quindi l'appuntamento dal 20 al 22 ottobre con Farmacista Più, grazie. Grazie, buona giornata a tutti.